In primo piano. Dopo 7 sedute è stato approvato in aula il 27 marzo con 32 voti favorevoli, 19 contrari e alcuni emendamenti di sostanza il disegno di legge che prevede la riorganizzazione del sistema sanitario regionale. Cuore del provvedimento è la costituzione di federazioni sovrazonali, società consortili destinati a svolgere in maniera centralizzata attività di supporto non sanitarie per tutte le aziende sanitarie regionali afferenti a ciascuna federazione. È stato anche approvato un ordine del giorno al fine di garantire la massima efficienza ed efficacia del servizio di emergenza-urgenza territoriale del 118.